C'è stato insomma un periodo della nostra musica di consumo in cui si ascoltava, io per esempio ascoltavo molto più volentieri i Beatles dei Rolling Stones, no? Questo perché? Perché trovavo che nei pezzi dei Beatles ci fossero molti più contenuti musicali di quelli che stavano nella musica dei Rolling Stones. Ma contenuti musicali nel senso vero del termine, cioè non c'erano soltanto dei riferimenti agli stilemi della musica classica, no? A certi contenitori formali, no? Faccio un esempio. Per esempio, questa canzone. Forse qualcuno se la ricorda. C'è la chitarra, è una bella chitarra, non è un chitarrazzo rock spaccavetri. Poi c'è un certo modo di cantare e poi si chiama Blackbird come l'uccellino profeta. Era un riferimento, infatti dice la canzone: prendi queste ali rotte e rimpara a volare, no? Come se anche loro, anche i Beatles, sapessero che si stava perdendo qualcosa, no? Nella musica di consumo, nella musica del loro, in cui loro si trovavano a turbinare finché sono stati costretti a dividersi e finire l'attività anche prematuramente, perché poi i loro contenuti erano stati travolti da altre cose. Però quello era già un segno, quello dei Beatles, di come ancora si consumava una certa cultura musicale, cioè se sentivo una canzone, quella era piena di musica, era piena, questa ma tante altre. Anzi, siccome ci sono dei cari amici che hanno elaborato due canzoni dei Beatles al vibrafono e al canto, per fare una cosa così diversa, facciamo sentire quello che hanno fatto. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me? Love was more than just